Non ti dà un livello mangia cetrioli, cioè ti dà un punto abilità, cioè se fosse un livello sarebbe sbroccatissima e ti dà un punto abilità, capito? Quindi non è neanche così forte, cioè sulla maggior parte dei campioni non ti serve avere un punto abilità prima. Su Cassadin è l'unico che mi viene in mente che dice vuole rushare il 16 perché non perché è livello 16, ma perché vuole 3 punti abilità sulla ulti, diventa devastante. Ma non mi viene in mente letteralmente nient'altro che... Cioè, su tanti altri campioni, se ci pensi... Ah, ti dà proprio un livello intero? Ah, l'hanno cambiato, perché nella wiki c'è scritto che ti dà un punto abilità. Ah, se ti dà un livello... Sì, Kassadin. No, se ti dà un livello è più decente. Ah, non è proprio un cesso. Sui campioni scaling, sui campioni classici tipo Control Mage, che vogliono scalare tanto, secondo me. Tutti quei mage che in late game sono straforti, ci potrebbe stare. Comunque siamo il Nasus support. Anche qua non mi è andata benissimo, però. Kyle, esatto, Kassadin e Kyle. Devi comunque rinunciare alle scarpette, perché anche le scarpette, cioè, è nello stesso ramo, giustamente, se no sarebbe troppo forte. No, beh, su Kyle e Kassadin ci sta, però... Cioè, mettere una runa che è utile soltanto su loro due perché, cioè, parliamoci chiaramente, la pozione che ti dà 12 di AD te la metti in culo. Dura un minuto, c'hai 12 di AD o 20 di AP in più. Ok. Quella che ti dà 40 gold e i danni più sui minion, anche lì è un meme. Cioè, cosa ti serve avere 5 danni in più sui minion, ragazzi? Ma per un minuto poi. Non lo so. E i 40 gold alla fine sono quella roba per, cioè, tipo un mezzo contentino. Cioè, mi pare... È che è una runa un po' strana, è questo che penso. Ma la vecchia Klepto era forte. Non era niente male, anzi. Ok. Non stare lì dietro. Oh, dodge. Ma sta gente, ma questi dodgeano tutti, ragazzi. Io sto ricevendo i soldi nel frattempo. Spero proprio di sì. Vai, vai, a cazzo duro! A cazzo mi metto... Già che metto l'Exhaust su di me. Questa c'ha Lial, eh. Hai Lial! Mamma mia santa. Messo il punto sull'Akuma, in realtà non mi serve a niente. Ok. Ma Miss Fortune è ancora in base. Dai, Miss Fortune, su! Allora, cosa ci compriamo? Mamma, io non so cosa comprare, ragazzi. Questo servirà sicuramente. Qualsiasi cosa debba buildare. Eccolo lì il fenomeno. E allora pensiamo. Non serve a niente. Non serve. Io non curo e non shieldo, quindi. Io non so più cosa buildarmi effettivamente. Non è scontato, sapete? Il relay è utile. Prendiamo un po' di stacks. Full AP, no? Eh no, questo è il Nasus da passeggio. Scusami. Sono support, non vedi? Il famigerato Nasus da passeggio è lui.
apri pista. Non so che oggetto sia, ce l'hai in inglese. E anche se me lo dici in inglese, probabilmente non lo conosco, quindi mi ci vuole un attimo. Da movement speed. Questo qua? Ok, sì. Ma no, fa un po' cacare. Cioè, piuttosto, se devo fare, faccio lo Shurelia. Che mi dà P, mana regen. Lo Shurelia c'ha il suo perché, secondo me. Che succede qua? Eh? Il mandate. Poi effettivamente da tante cose il mandate ci può stare. Intanto mi prendo le stack. Ho già 36 stack, o buttale via. Sono danni gratis, eh. Bisogna in cefo per secondo. Ah, ok, funziona con la mia W. Champion damage is mark. Ok. Non è niente male, ragazzi. Sembra molto forte il mandate. Al Nasus da passeggio. Sparito il support. Tuk! Eccolo qua. Ancora ward per i maghi? Boh. Non te lo so dire, bro, davvero. Non ne so così tanto, purtroppo. Sapete che questo oggettino per l'abilitista è comodo comunque per il build path? Perché alla fine, cioè, è l'oggetto letteralmente che costa meno e ci buildi tantissime cose con questo, quindi è abbastanza comodo, tutto sommato. Si hanno tolto i mitici. Secondo me per il Nasus da passeggio adesso ci giochiamo il Mandate e Shurelia, sono molto molto forti. Non male. Preso. Sembra abbia funzionato, ragazzi miei. Il Nasus da passeggio ha funzionato. Molto bene. Che bel pick, raga. Vai, vai, ne prendiamo un'altra, amore mio. Puoi attaccare, grazie. Bel tasto de... Oh, a posto. Deciditi, vuoi pushare o no? Pushiamo allora, vai, ti do una mano. Alzo la mano, stop. Mi ha preso. Niente. Colpa mia che sono rimasto per difendere questo idiota, dovevo lasciarla lì e basta. Pace, almeno non sorrendano subito. Ok, io adesso c'ho questo. Cosa devo fare? Ah, devo progredire quei soldi, ok. Nuovo high-tech AP che ti fa? Non so cosa tu abbia detto.
Non ho buildato nessun nuovo item AP, se è quello che intendi. Comunque ultimamente vedo solo giocare Shaco e non me la spiego sta cosa. Oddio, c'è il Tiamat, eh. Sto carretto me lo prendo io. Eh sì. Oh! Preso! No, mi dispiace, ma... ho alzato la mano e ho detto stop! Raga, com'è andato il mandate? Ha fatto robe? Perché ho slowato di W? Non me lo dice quanti danni hanno fatto gli alleati, sarebbe comodo. Vabbè. Ok, ci credo, ci credo. Ok. Allora, direi questi. Poi ci facciamo, boh, altro cooldown reduction, altro ability test e vediamo. Prossimo oggetto, mi piacerebbe farmi lo Shurelia. Lo Shurelia è divertente, secondo me, è figo. Qua ci sono tutti oggetti, dopo aver ilato ho shieldato gli alle... Ma io non ho né il shield, come faccio? E non ho neanche engage, io sono il cane da passeggio. Non ho tutte ste tecnologie che gli altri support possiedono. Presa. Ma perché usano l'exhaust su di me? Ma io sono il naso da passeggio. Ma che serve exhaustarmi? Assurdo. Non lo sanno. Loro pensano che io sia il carry. Beh, non posso dargli torto, lo ammetto. Non posso dargli torto. Mi hanno preso. Ops, scusa, Miss Fortune. Vabbè, poco male. Devo scegliere? Aspetta, non ho visto. No. No. Location de... Dining ability... Vabbè, la slitta. Ho preso la slitta, ragazzi. Era l'immagine che mi piaceva di più. È per i tank. Qua c'è scritto. Aspetta. Dopo che, insomma, quando slowo, enemy champion guadagna 120 di vita e 90 di moving speed e 4 secondi a te e a tutti e all'alleato con meno vita. Non è giusto? Se vado a togliere lì arrivano tutti incazzati, incazzati Sergi. Oh oh! Vai tranquilla, non ti fa niente, ma anche senza flashare! Flash inutile. Li trombiamo.
Li trombiamo chiaramente. Let's go. Ho curato qualcuno con il potenziamento che ho preso? Spero di sì. Grazie Simovo per il sub giftato. Grazie mille. Merda, che schicchere a te. Via! Aiuto! Dodge. Dodge. E... stronzo! Oh, ce l'ha messa tutta, raga, per killarmi. Cioè, era proprio questione d'onore. No? Frozen Heart mi sembra un po' boh, non lo so. Ho visto la pubblicità e mi sono accorto di essere diventato povero per un momento. Allora, il Morello c'hanno cure? Ne hanno un po' di cure. Il Morello non sarebbe male. Stronzo, quote, attacco e la combo, sì. Per uccidere i pesci, sì. Grazie Alcatraz per il sub, molto gentile, grazie mille Nathan2xe, non so se ho ringraziato prima, grazie. Pablo, grazie anche a te. Si corre! Vieni qua, sacco di merda schifoso. Boom! Rubata. Mi piace sto oggetto, molto molto bello. Comunque, scherzando, sto naso da passeggio ha 135 di ability haste. Cioè di... sì, buonanotte, di stack. The God, l'ho già giocato, è devastante. Cosa? Ok. Forse BCS a support, ci scherzi ma ci ho pensato, Cioè io ci penso a cambiare ruolo, tanto io do lo stesso impatto, a prescindere dal ruolo che piazzo, io mi metto lì o con Nasus o con Grimes, insomma con qualche champion meme. Mi hai preso, sì. Ops. Oh, lo prendiamo! Preso. Let's go. Consigli Victor support. Bah, provalo. È un troll pick, però puoi provarlo. Oh cazzo. Ma che sta facendo sto scemo? Oh oh. Alza la mano, stop! Il pesce siluro! Preso. Beccati questo. E sono andati tutti. Minchia, 0-4 sta il nostro midlane, ma che schifo. È ora dell'1v1 del support. L'1v2. Guarda, guarda! L'avrei sdrumato, ragazzi, ma lui ovviamente c'ha il babysitter. Se avesse avuto questo, moriva. Se avessi avuto questo, moriva. Voglio completare il Morello? Oddio, è AP facile, costa poco, ci dà 90. Tutto bene, K, tutto bene, bro. La staffa dei correnti, ma che mi serve? Ma che mi serve? Sì, per carità, con la W slowbo, però... cioè, non è... cioè, slowbo è curo, però boh, mi sembra comunque una merda. Sì, dai, completiamoci questo, che costa poco, ci dà 90 di AP8.
È tutta roba per curare di più, ragazzi. Cioè, non mi fa impazzire. Oh, cazzo. Non mi ha preso. Oh, sì, gli stronzetti per terra che mi danno in speed. Oh oh. Ma lo sottopender non gioca con noi, chiaramente. No. Ok. Allora, ho poca vita. Insomma. Shaq, we have deciso making like a potato. Parole forti. Parole forti. L'ho sluato lo scemo, l'ho sluato. Stunk. Mamma mia, quanto slowato. Nasus AP? No, no, è il Nasus da passeggio questo. Il Nasus support migliore del mondo. Oh! No, basta. E... Nice slow, scrive Fitz. Fitz è molto arrabbiato dei miei slow. È molto arrabbiato. No, Lich Bane no. Sapete con cos'altro posso sloware? Eccolo qui con questo qui. Con questo si slow ancora meglio, ve lo dico io. Perché io quando slow, ha 20 secondi cooldown, c'è a dire. Però quando slow io faccio guadagnare 90 win speed e 120 di vita a me e all'alleato vicino a me con meno vita. Il relay ci sta, il relay ci sta. Bravissimi, sforzo. Primi. Stop. Nice slow. Oh no! Tuk. Ok, ma cosa... chi c'è qua? Ho visto un Gennarin. Ho visto il Gennarin. Eccolo! Oh oh. Ok. Exostato. Rip. Però era un buon exhaust il mio. L'ho fatto preciso mentre stava atterrando. Slow. Come can't be slow? Pezzo di merda. Aiuto. Slow. Ma lol. Ah, sono esploso. Porca miseria. È che noi stiamo giocando in 4. È questo il problema principale. Anzi, in 3 e mezzo, considerando Syndra. Bella ulti, facile. E? Facile. Stridebreaker. Quello lo teniamo per il prossimo... Bravissimo! A cosa serve dare gli oggetti se tanto non li usi? Ma non importa, va bene così. Ottimo Stridebreaker, brother. Bravissimo. Fede che l'ha tirato... Appena gliel'ho spampingato, l'ha tirato a vuoto dentro il cespuglio. Ecco qua, a posto. Guarda, torna in top lane, Seth. Guarda, come non ti avessimo chiesto nulla. Torna pure in top lane.
Non dovrei essere il top laner, ce la butto lì. Sì, ci sono campanine tipo quelle di Barda, ci hai preso in pieno. Cura. Chissà chi c'è qua dentro. Slow. Ma Shaco è ma cosa? L'ho preso, è nostro. No. Io non mi sto muovendo, sono... Ah, vabbè. Che pazienza, ragazzi. Che pazienza. Let's stop fighting. Vabbè, non diciamo... E Shaco ce l'ha trollata, ragazzi. Shaco ce l'ha trollata. Non, forse non sa di essere il jungler che deve pensare agli obiettivi. Come shutdown su sto scemo? Vabbè. LOL. LOL. Slow. W. Sì, ma fallo nel verso giusto. L'ho preso, eh. Ok. Ah, stanno parlando in all chat questi, ok. Perché aveva il recall potenziato questo? In chat ha detto che in game con te, in che senso? No. Work yourself, nice KD, nice CS, running like a chicken. Ok. Vabbè, mi one hitano sti tizi. Vabbè. Tanto. Perché non avere un AD carry come support che fa più danni degli AD carry, che ha più range dell'AD carry? Cioè, ma io... Non capisco, guarda. W? No. Comunque è incredibile come Shaco sia perennemente il campione più inutile di tutti. Cioè, questa cosa non cambierà mai. Devi fare ste robe qua. Cioè, sta 11-2 dovrebbe... Cioè, se... Immaginate se Garen fosse 11-2. Immaginate se fosse un Rengar 12-2. No, è Shaco 12-2, quindi deve mettersi lì, parcheggiarsi con le box, fare le finte per strappare una kill su un Nunu full AP. 3-12. Olle. Non ci sono più i bronzi di una volta. Ah, quello ne puoi stare tranquillo, bro.
Guarda che, guardate che range c'ha sta troia. Mamma mia, che campione brutto, brutto, brutto. Abbiamo sbaffo. Grazie, uomo gassoso. Grazie mille del resub. Bentornato, caro. Io vi giuro, voglio farvi vedere com'era Shaco Season 4 quando ho iniziato a giocare io, quando mi sono innamorato di sto champion. Che danni faceva. La Q di Shaco maxata quando giocavo io, quando ho iniziato a giocarlo. You are a pussy. Quando ho iniziato a giocare io Shaco, la Q maxata diceva il prossimo autoattacco fa crit del 220% di danno. Praticamente era un crit con Infinity Edge annesso. Quindi era un crit potenziato e se attaccavi alle spalle facevi il 20% di danno in più ulteriore. Con un colpo facevi tre quarti di vita all'avversario. Cos'è di Yugi? Ma io non so con Yugi. Cioè, gente con Yugi intende spacchettamento, gente che intende Tag Force. Il problema di Yugi o Tag Force ne parlavo prima, che non ho voglia di parlare. Già parlato per mezz'ora, mi dispiace però. Poi ne riparleremo. Forse Rexos era un po' esagerato. Minchia, l'ho toccato da quella distanza. Io c'è... Ma no, vero? Vabbè, Garen lo lasciamo vivo per la prossima volta. Stai registrando, c'è? Ah, oh! Syndra 3-10. Eccolo là, l'uomo delle caramelle. Oh cazzo, devo pure flashare. Ma perché è così difficile sto game? Che eravamo strafidati. Perché hanno dei champion più forti. Però Shaco ha pushato. Minchia, ora con la nuova Tiamat dobbiamo fare assolutamente uno Shaco dello split push. Il proxy Shaco, anche se proxare è difficile, almeno Shaco però scavalca i muri, quindi va bene lo stesso. Perché ora con la Tiamat che si attiva è fantastico, è epico. Che cazzata che tutti prendono il blue buff, guarda. A me non piace per niente. Belli Andri, io sono naso support. Io supporto. Attaccami da più lontano, non so. Non lo so, guarda. Ok, se lo vuoto a modo. Guarda lì che fastidio. Vai, diamo fastidio, diamo fastidio. Oh. Ah, mi han preso. Ok. Non è particolarmente bad, in realtà. Ok, sì.
se non attacca la torre, però è veramente una tragedia, ragazzi. Cioè, è veramente una tragedia. Ma che gli dobbiamo dire? Ma che gli dobbiamo dire, ragazzi? Io non so che dire. Io non so che dire. Sì. C'hanno i danni delle... Ok, ok. Ok. Scappate. Scappate. Scappate velocissimi. Addio Syndra. Vabbè, da. Scappa subito. Ma c'abbiamo il buff del... Ah no, io ero morto nel frattempo. Come Shadda... Ah, morto Sha. Uno v uno paradossalmente penso... No, ormai non penso più di farmelo. In early game lo shottavo quel tizio. Posso andarmene? Vabbè. Thresh Full Crit è ancora viabile? Non lo so, non l'ho ancora provato. È che non... Cioè, sono in bronzo 3, ma non mi sembra di stare giocando in bronzo. Questo è il problema. Cioè, sto facendo fatica a giocare con i miei pick normali. Fate voi. Non so se sono diventato più scarso io, ma... Cioè, no, sto game è abbastanza iron. Il fatto che noi abbiamo i champion peggiori. Noi abbiamo Shaco. Cioè, noi abbiamo Shaco fiddato. Ha shottato Senna. Basta. Io sto giocando un campione che non mi permette di carriare, ok? Sto giocando il Nasus support con Maxi W. E quindi io posso sloware, posso fare un po' di danno a destra e a sinistra, ma sono i miei alleati che devono fare i danni. E ne hanno tanti di danni, ma anche mentali purtroppo. Ok. 7 Syndra sono una tragedia, proprio non esistono. Abbiamo l'Infernal Soul, speriamo serva qualcosa. Comunque Shaco me lo voglio giocare io adesso che c'è il vecchio Tiamat. Che ha di nuovo l'attiva. Che bello. Oh. Ok. Seth intanto si fa i cazzi suoi come tutto il game. Che a quel punto non capisci più se lo fa apposta, se lo fa perché è arrabbiato, vuol farci un dispetto. Non si sa. Lui proprio non vuole partecipare. Potremmo chiudere il game, potremmo vincere, ma lui non vuole partecipare. Vabbè, niente, si va indietro, ragazzi. Andiamo con 7.
Se Seth non viene da noi, noi andiamo da Seth. Comunque, la quantità di slow che tiro è veramente embarrassing. Sì. Gli avversari sono più embarrassing di me. Seth è più embarrassing anche degli avversari. Niente, ma è una gioia, non ce la può, cioè non ce la si può fare. Ma Miss Fortune è recallato, no? Ditemi che non l'ha fatto. Io sto Afkin Buzz adesso. Aspettiamo che gli alleati finiscano il game, tanto a quanto pare. Vai, premo TikTok. Guardiamoci qualche TikTok nel frattempo. Vediamo le mie amiche su Instagram cosa hanno fatto. Vediamo cosa ha fatto Concetta, cosa ha fatta Maria, cosa ha fatto Marika. È un po'... Ah, wow, ma guarda che rossetto ha comprato la mia amica. Poi Nunu fa la 17ª morte nel frattempo. Io comunque mi sa che cambio scarpe e prendo queste. Vi dico. Secondo me comunque stanno tenendo un po' in ostaggio la partita, perché... Cioè, vedete che danni hanno. Potrebbero chiudere quando vogliono, ma non lo fanno. Quindi secondo me stanno un po' tenendo in ostaggio la partita questi. Ne sono abbastanza convinto a sto punto. Oh! Niente, Cinder è uscita a saltare in aria, per sbaglio, così. Prego, chiudiamo sto game. Quanto veloce Nunu? Ma perché c'ha l'home guard quando resuscita. Ah, Miss Fortune, c'è una torre, se vuoi attaccarla. Beh. Sì. Perfetto, prunghi alla minestra ancora un po'. Evviva. Andiamo avanti. Shaco 2 backdoor. Quello qui stavo pensando io. Anche perché tanto fare un fight non possiamo farlo con i celebro lazy che abbiamo in team. Che letteralmente vinceremo subito se facessimo un fight. Oh no. Oh, questo inizia a pigiare i tasti. Mi uccide da casa sua. Vai, non lo faccio andare back. Ok. Vai! Oh, grazie Gesù, grazie. Ma poi sti coglioni che non surrendano. Oh, ce l'abbiamo fatta. No, è il gentile, non ho ancora provato. Vabbè, che il fastidio nuovo alla fine sarà molto simile a quello vecchio.
Tanto i due oggetti che fai col Bami Cinder non li puoi buildare insieme, quindi. Io onoro Miss Fortune perché è quella che mi ha fatto incazzare un po' di meno. Un pochino di meno. Sta gente che lo è? Bronzo 4. Last Season Silver. Last Season Silver. Last Season Gold set.